di umano, di un vero, di umano, di un vero. Casini cazzo sta di pippero, Casini cazzo sta di pippero, pippero. Di umano, di un vero, di umano, di un vero. Casini cazzo sta di pippero, Casini cazzo sta di pippero, pippero. Grazie. Grazie al coro femminile di Stato della radio e televisione bulgara che ha portato in Italia finalmente un ballo a misura d'uomo, più umano, più vero. Più umano, più vero. Un ballo sincero. È un ballo sincero. Certo, vista la situazione internazionale, noi abbiamo dovuto promettergli Ramaya. Però, amici, vi assicuro che ne è valsa la pena. Pipero. Evviva l'Italia, evviva la Bulgaria che ci ha fatto dono del pipero. Ruotiamo le dita e uniamo le falangi, questo è il ballo del pipero. Amici, servizi segreti bulgari, non sparate più al Papa, ma dedicatevi al pipero. Popolo bulgaro, popolo italiano, servizi segreti bulgari e italiani, via. Sentite come pompa il pipero. Pipero. Vedete con me, più umano, più vero. Più umano, più vero. È un ballo straniero. È un ballo straniero. Qui l'atmosfera sa di pippero. Qui l'atmosfera sa di pippero. Se in discoteca balli un pippero, pippero. Se in discoteca balli un pippero, pippero. Molto bene, ora da sole. Dio buono, come pompa il pippero. Pippero. Più umano, più vero, è un ballo sincero. Le falangi, state stringendo amicizia con persone che hanno il colore della pelle diverso dal vostro. Bravi, ora è il momento di cantare a squarciagola. Ramaya, 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 Ramaya. E questo è il pipero, un ballo più umano, più vero, un ballo straniero, ma soprattutto sincero. Ora, la cosa bella del pipero è questa, che le mani sono obbligate, hanno un movimento preciso, mentre il corpo è libero, può esprimersi come vuole. Ora, con l'ausilio di Victor, potremmo mostrarvi qualche interpretazione libera del pipero. Il pipero può essere questo. Ti vedo e non ti vedo. Ma anche questo. Il ballerino spaventato. Ma specialmente questo. Pipero è un ballo che io e te balliamo se l'amore c'è. L'amore c'è, se guardi me, bugiardo io, bugiardo in te, bugiardi noi.
Ehi, coro delle voci bulgare, io posso offrirvi qualcosa di molto meglio di un semplice Ramaya. Potrei darvi Kung Fu Fighting di Carl Douglas. Fly Robin Fly, non mi interessa? Voi forse preferite il meglio dei Tavares? Ali Shuffle, niente. Disco Inferno, qualcosa di Cerrone, oppure Boney M, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan, All The Way, Cuba dei Gibson Brothers, dai. Bello di sentire un disco, di mettere su della musica dance, della musica dove c'è del groove e che c'è un basso che ti fa ballare, cioè tu devi capire che se tu usi lo slap, tipo, cioè la gente balla, quando tu suoni la gente, e le ballano, hai capito? Cioè fai muovere il pube, il bacino, fai questi esercizietti con me, e 3 and 4. Tipo, con questi esercizi vai lontanissima, capito? Perché, cioè, una volta che li hai acquisiti, poi puoi fare le parti, quelle complicate, quelle che, wow, senti come pompa. Adesso ne facciamo uno insieme. 1, 2, 3 and 4. Balla ragazzi, cioè non sto più fermo, cioè. E senti come pompa il basso, senti come pompa il basso, e senti come pompa. Ah, 1,5 andiamo a 2,5, questo dovrebbe andare bene, insomma, fa freddo. C'ho un compressore di là che mi pompa aria dentro qui nel serbatoio, che ha una forza micidiale, energia, pressione, sforzo. Mi viene in mente il grande nostro sforzo, la nostra 12 ore, fu dura, la giornata intera a suonare continuamente. Ma è anche l'affermazione della nostra gioventù, la gioventù che trionfa, sarebbe a tagliarsi meglio, a descriversi questo sentimento. Ottobre 1990. Se non è diventato record ufficiale, cioè omologato dal Guinness dei primati, è solo perché non c'era budget per il notaio, lire 900.000. Ma i privilegiati presenti al Teatro dell'Elfo possono testimoniare che quella sera gli Eli hanno eseguito per 12 ore senza interruzione la stessa canzone, Ti amo, due soli accordi, sul tema dell'educazione sentimentale dei giovani. Unico riposo consentito, 5 minuti ogni 4 ore a rotazione. Il pubblico ha sostenuto durante tutta la kermesse i 6 mattacchioni, affiancati nei momenti di calo da numerosi colleghi ospiti, fra cui Ligabue, che 6 anni dopo venderà uno sbrego di dischi con il suo 5° album. Cantare non è mai stato facile e molte volte siamo scesi a compromessi, al punto che una volta abbiamo dovuto fare mercimonio del nostro corpo. Una volta?
Alcune volte, però quella volta lì è stata memorabile.